Lombardo. Buongiorno, dottore. Vorrei che lei brevemente spiegasse alla Corte quando ha iniziato a collaborare con la giustizia, perché ha fatto questa scelta e soprattutto qual era il suo inquadramento nell'Andrangheta Reggina. Sì. Allora, ho iniziato a collaborare nel 2010, dopo l'arresto delle tangenti delle ditte delle imprese delle ferrovie che si riceveva da molti anni. Era nipote di Decano, sposato con la figlia di Vittoria Decano, con Giovanna Polimeni, attualmente sta con me. Quindi un nipote diretto. Sono stato battezzato. Lei era un nipote diretto dei Decano. Sono stato battezzato nell'80. Ho partecipato a parecchi omicidi, eccellenti, durante la guerra di mafia, fra i Decano, De Stefano, Condello, i Merti, i Sarraino ed altre cosche contro di noi. Quindi lei faceva parte di un gruppo di fuoco? Gruppo di fuoco, sì. Che poi mi sono apparentato con i Decano, insomma, quindi facevo di tutto, sia partecipavo a azioni criminali, estorsioni e via discorrendo, altre riunioni di 'Ndrangheta, insomma, con Giovanni Decano, Pasquale Decano, Mimmo Decano, defunto. Senta, Moio, quindi ascolti, quindi lei inizia a far parte della famiglia Decano, della cosca Decano, prima di diventare nipote acquisito dei Decano, giusto? Sì. Ero con i Molinetti, con Alfonso e Gino Molinetti, c'avevamo una piccola cosca fra noi, sempre appoggiata da Pasquale Decano, no? Quindi lei faceva parte del gruppo già Molinetti? Gruppo Molinetti, sì. Alfonso e Gino Molinetti. Senta, quando era entrato a far parte dell'Andrangheta? Nell'86, l'86-87, appena prima di fidanzarmi con mia moglie, con la nipote di Decano. Quindi la guerra di mafia? Ho avuto il battezzo. Quindi la guerra di mafia era ancora in corso quando lei è entrato nell'Andrangheta? Sì, praticamente sono stati fermi 6 mesi dopo la morte di Paolo De Stefano. Dopo la morte di Paolo De Stefano, dopo 6 mesi abbiamo iniziato a sparare. Ed è stato formalmente battezzato? Sì. Da chi? Da Mico Libri, Pasquale Libri, Totò Libri c'era all'epoca, poi c'era, mi sembra, Zindato all'epoca, insomma eravamo un bel paio di persone alle sbarre superiori dove Libri c'aveva un cantiere. Quindi lei è stato battezzato quindi a Reggio Calabria nella zona di sbarre superiori? Sbarre superiori, sì, che io già nei 180 giorni ho dichiarato. Mi interessa capire meglio qual è stato il suo ruolo durante la seconda guerra di mafia. Il ruolo killer, insomma, ho partecipato alla guada a Nene Merti, ho partecipato all'uccisione di Paolo Condello in via Mercatello, dove è stato ucciso Paolo De Stefano. E tanti altri, insomma. E partecipava a queste azioni di fuoco come, diciamo, uomo legato ai Molinetti Decano? Sì, sempre per la guerra di mafia, insomma, Decano De Stefano. Senta, lei ha detto prima di aver conosciuto Domenico Decano, vero? Come no, Mimmo Decano, siamo fatto parecchie, la danza, lo spostavo, insomma, tutto, ma anche a Giovanni Decano, anche a Pasquale Decano. Senta, si ricorda quando è morto Mimmo Decano? È morto nel 91, mi sembra. Appena è morto lui c'è stata subito la pace, c'è stato un incontro a zona di Sant'Antonio lì ad Archi, di cui c'era Pasquale Decano, la De Dante, Mimmo Decano, Giovanni Decano, eravamo insomma tutta la famiglia, il mio cognato, i miei cognati, di cui c'è stato Pasquale Condello, insomma si sono incontrati, insomma. Ed è finita la guerra. Sì, poi c'è stato l'incontro a Sinopoli, no? Io ho portato all'epoca insieme a De Angelis, a Antonio Nirta,
a Sonopoli si sono incontrati dove c'è stata la pace, insomma, c'era mica Alvaro, insomma. Quindi lei ha partecipato tanto alla riunione a Reggio Calabria, che è la riunione, diciamo, che conclude, no, no, che dottore, conclude io... la guerra. Mi ascolti, sì. Ascolti la domanda. Sì. Che conclude sì. La guerra, e ci ha detto chi era presente, quanto a una riunione a Sinopoli, ed è stato lei a portare... Moglio, mi deve ascoltare. Sto facendo ancora la domanda. Sì, scusi. Ed è stato lei a portare a Sinopoli, all'incontro con Mico Alvaro, Antonio Nirta, è così? Sì, sì. Di cui c'era una riunione. Sì. Chi le ha dato l'incarico di portare Antonio Nirta a Sinopoli? Pasquale Tegano. Pasquale Tegano. Quindi Pasquale Tegano la utilizzava anche per questo tipo di attività? Sì, di tutto, insomma, spostare la latitante, andare a trovare la latitante, ma fino al 2010 mi sono incontrato con Pasquale Tegano quando era la latitante, prima del suo arresto, voglio dire, specifichiamo. Sì, la mia domanda risale però al 91, quindi Pasquale Tegano le dà l'incarico di prendere Antonio Nirta e di portarlo a Sinopoli. Perché sceglie proprio lei? Sì. Perché all'epoca era anche incensurato, dottore, e poi il nipote, no? Le cose dovevano stare sempre, insomma, strette, no? Lei nel 91 era già fidanzato con la sua futura moglie? Come no, certo, sì. Quindi... sono fidanzato nell'86. 80? 86-87 già fidanzato. Bene, quindi non solo faceva parte della Cosca Tegano, ma aveva già questo legame, così? Certo, sì. Sì. Allora torniamo al periodo in cui muore Mico Tegano, e in particolare mi interessa capire quando muore Mico Tegano. Mico Tegano che ruolo ha nell'Andrangheta Reggina? E Mico Tegano era nominato come primo la rossa, che è stato 20 anni alla detante, no? Era lui, insomma, il perno principale, si può dire. Giovanni pure, che il fratello più grande, era il fratello più grande. Però Giovanni è stato sempre la maggior parte della latitante. Mimmo ha avuto un paio d'anni, insomma, di libertà. E quindi come me lo colloca nella gerarchia dell'Andrangheta Reggina? C'era Mimmo Tegano, però sempre col supporto, con l'imbasciata che prima volta si portavano a Giovanni Tegano. Ho capito. Quindi Mimmo Tegano che ruolo aveva nell'Andrangheta Reggina? Vorrei che lei fosse chiaro. Era un numero uno, come il numero, all'epoca il numero. Pasquale Condello, Mico Libri, insomma, erano questi qui a Reggio. Questi qui, quindi i grandi capi erano questi? Sì. Sì. Lei ha detto di aver, diciamo, avuto rapporti molto stretti con Mico Tegano, tanto da averlo tenuto anche in latitanza. Come no, certo, andavo a trovarlo spessissimo. E dove lo teneva in latitanza? Ha fatto la latitanza da Pino Rivighi, da Carmelo Barbaro, e è stato da Nino Frascati, poi è stato in tanti posti, no? È stato anche da mia suocera, lì al CEP. Quindi lei si è occupato della latitanza di Mico Tegano in più, diciamo, in più posti qui della città di Reggio Calabria? Sì, anche sì. Di Giovanni Tegano. Anche di Giovanni. E anche qui le chiedo come mai era lei incaricato di svolgere questo compito? Dottore, nipote, no? Nipote di Tegano, insomma, persona fatata, no? Fedelissimo, insomma. Io salivo a Milano, salivo a Torino, mi incontravo a Platini, San Luca. Per gli stessi motivi, quindi, che ci ha spiegato prima. Senta, lei ha preso mai parte a incontri che si sono svolti a casa Tegano? Incontri di 'Ndrangheta, intendo, summit di 'Ndrangheta? Sì, qualche volta ho capitato, sì. È capitato. Lei ha conosciuto Salvatore Anacondia? Sì, come no, sì. E quando l'ha conosciuto? Sono stato anche a Trani. Sono stato anche a Trani io. Anche a Trani. Quindi stiamo parlando di Salvatore Anacondia di Trani. Mi dice qualcosa di più su questa persona? Che ruolo aveva?
Era un grosso personaggio a Trani, comandava insomma la Puglia, c'era una stretta amicizia, si era aperta una stretta amicizia con il decano. E all'epoca insieme a lui, il decano, Pasquale Decano, Mimmo Decano, gli diedero una strada per lavorare la cocaina. A lui e a Mimmo Paviglianiti. Dove? In che territori? Milano, la maggior parte tutta a Milano. Milano, Torino. Milano. Senta, lei ha detto di aver incontrato Anacondia a Trani. Sì, siamo andati a trovarla Anacondia. Insieme a Angelo Benestare, mio cugino, il nipote Sede Cricano, e Michele e Franco Crudo. E Franco il padre di Michele Crudo, il mio cugino sempre. Perché siete andati a trovare Anacondia? Ma non mi ricordo all'epoca cosa, per droga sempre, era una situazione di droga e dovevano salire a Milano, doveva parlare praticamente tramite Franco Crudo e Angelo Benestare, insomma una trattativa, una partita di cocaina che dovevano lavorare lì a Milano. Quindi sempre per fatti connessi alle vostre attività criminali? Sì, sempre sì. Mi spieghi meglio perché ha collegato Anacondia a Mimmo Paviglianiti? Perché Mimmo Decano e Pasquale Decano all'epoca glielo presentarono a loro, perché Mimmo Paviglianiti avevano a Cermenate a Milano. Sì. C'era Santos, Settimo, insomma era una grossa famiglia, no? Che lavoravano moltissimo, no? E quindi siccome noi ci avevamo a Pasquale Marando a Torino, che lui ci aveva grossi contatti di cocaina a disposizione, quindi miei zii, sempre un business, no? Dietro che loro conoscevano bene ormai la zona, insomma erano ambientati da anni i Paviglianiti. Santo Paviglianiti, che io sono stato lì da loro. Quindi stiamo parlando, mi faccia capire meglio, stiamo parlando quindi di famiglie, Anacondia, Paviglianiti, ha detto Marando, collegate ai Tecano che gestivano il traffico di stupefacenti in Lombardia, nel nord Italia, questo lei sta dicendo? Sì, e anche armi, dottore, anche prima armi. Volta sono salito dai Paviglianiti. Come mai si era creato questo rapporto? Come mai si era creato questo rapporto così forte con i Tecano? E perché mi ricordo, forse mi sembra, ma è così però, Mimmo Paviglianiti è stato arrestato un periodo, non mi ricordo se è stato arrestato con Pasquale Tecano, non mi ricordo un motivo comunque, che c'era stata questa amicizia, è entrata anche con un Salvatore Anacondia, c'è stato, non mi ricordo che cosa, non ricordo. Ho capito. Senta, e Anacondia lei a Reggio Calabria l'ha visto mai? A Reggio come no, certo sì. Dove lo vedeva? A Reggio come no, veniva spessissimo lì da noi, però non dormiva da noi, ha dormito, mi sembra anche un altro siciliano che facevamo dormire. Al Miramare senza documenti, no? Quindi dormivano all'hotel Miramare? Sì. Che vuol dire senza documenti? Senza documenti perché erano pregiudicati, erano super pregiudicati per non avere i documenti, no? Cercavano. Quindi non venivano registrati? Non venivano registrati, giusto. E come mai non venivano registrati? Come mai il proprietario del Miramare si prestava a non registrarli? E perché il proprietario Montesano era un intimo amico nostro, no? E quindi vi faceva nostro, questa Montesano. Cortesia? Sì. Ma dico, la faceva lei o la faceva ai suoi zii Tecano? No, ai miei zii Tecano, no. Quindi Tecano, quando lei dice che Montesano era un amico vostro, intende amico dei Tecano? Amico dei Tecano, certo, ma io ho dovuto da fare pure con Montesano, quello che è morto che c'era l'Oe, sennò l'ho portato una volta a Cosenza che doveva aprire un grosso centro di cucina per gli ospedali, insomma,
all'epoca conobbi i Vitelli, Franco Vitelli, e conobbi pure che ora collaboratore a Franco Pino. Infatti noi tramite lui, Franco quindi, Pino, sì. Quindi su Cosenza Montesano doveva operare e si era rivolto a voi, che lo avete messo in contatto con l'Andrangheta Cosentina? Sì, ci siamo andati noi direttamente, noi, io, Angelo Benestare, Franco, l'assicuratore, non ricordo come si chiama, Michele Franco, comunque attualmente non ricordo, comunque c'aveva un parente che c'ha un negozio grosso di scarpe lì a Cosenza Centro e tramite lui insomma ci incontravamo perché lui si spostava poco, Franco Pino lì. C'era un negozio di fiori lì a Cosenza. Senta Moio, torniamo un attimo agli incontri che si svolgevano a Casa Tegano. Le chiedo, lei ricorda di un incontro che si è svolto a Casa Tegano che poi è stato interrotto dall'intervento delle forze di polizia? Allora, mi ricordo un particolare, che io praticamente, mi sembra che ero con Nicolazzo, noi praticamente siamo arrivati lì a suonare il campanello e poi dietro sono arrivato insomma un sacco di... Moio, mi scusi, visto che mi pare che lei ricordi un particolare, quindi vorrei che lei diciamo costruisse la frase dicendo dove siete arrivati, qual era la casa, chi erano i soggetti presenti e poi ci racconta quello che è successo, capito? Ho capito. Allora a casa di Tegano, via d'Archi, praticamente siamo arrivati io e Nicolazzo con la macchina una mattina, erano le 10:30, alle 11 mi sembra che era, comunque sì. Di mattina era, mentre ci siamo parcheggiati, siccome da noi era pieno di telecamere, c'è un portone blindato grosso che funziona con un pistone, no? Io ho suonato e dopo poco mi hanno aperto, tempo che lui apriva, il cancello apriva, il portone apriva piano, sono arrivati qualche 6-7 poliziotti, non so se era poliziotto Fanazzadia, non so cosa era, no? Documenti. Dice lei che cosa fa qui? Quindi eravate arrivati a Casa Tegano, stavate entrando, sì. Quando sono arrivati dei poliziotti? Poliziotto, Fanazza, Dia, non mi ricordo cos'erano, comunque appena sono arrivato dice documenti subito, dice che fate qui? Nicolazzo gli ha detto, siccome Nicolazzo ha giocato, si è cullato moltissimo a dire queste cose, insomma ogni volta gli diceva che giocava con la squadra dell'Archi di calcistica, di cui il presidente era Peppe De Cano, gli ha detto subito in questo modo, comunque fatta sta che questi sono entrati, che la porta si è entrata e poi mi hanno fatto un pochettino di casino perché mi hanno detto che l'ha fatta entrare. Ma io non è che l'ho fatto entrare io, perché la porta si apriva lì, il portone è blindato, no? C'è un pistone grosso, piano piano, si è aperto e aperto, sono entrati dentro. Quindi Moio, lei e Nicolazzo siete arrivati a Casa Tegano e stavate entrando, approfittando del portone aperto, i poliziotti vi hanno controllato e sono entrati dentro la casa. Noi ci hanno ignorato un poco, perché pure i documenti gli abbiamo dato. No? All'interno della casa era in corso una riunione e se era in corso una riunione chi era presente a questa riunione? Allora mi sembra che all'epoca c'era... Pasquale Tegano c'era. Pasquale Tegano mi sembra. Pasquale Tegano viveva lì. Poi c'era, mi sembra che c'era amico Paviglianite pure, Salvatore Anacondia ed altre persone che attualmente, Peppe Tegano, mi sembra anche Carmelo Barbaro, comunque c'era un po' di gente c'era. Senta, lei il 18 maggio del 2019, sentito su questa specifica riunione, dice... di aver visto con certezza Angelo Benestare, Pasquale Tegano. Sì. Mi ascolti. C'erano sempre i miei cugini. Mi ascolti. Angelo Benestare, Pasquale Tegano, Salvatore Anacondia, Peppe Tegano, Franco De Marzo, ovvero lo zio di Salvatore Gioia. Franco De Marzo.
Sì, quello che ha detto prima era di Cosenza, no? Ci portava a Cosenza al contraccio con Franco Pino. Quindi era in corso questa riunione. Lei mi sa dire se oltre ai soggetti che le ho appena indicato alla riunione partecipavano anche altri soggetti che si sono allontanati? Sì, all'epoca è successo praticamente che loro hanno fatto in tempo, perché se ne sono accorti dalle telecamere, qualcuno è scappato, perché noi ci avevamo sul portone lato cucina a casa di De Caro, c'è una porticina che tu praticamente esci fuori dalla casa, sì, che esci a casa praticamente di Firriolo Emilio, il nostro affiliato, no? Chi le ha detto che erano presenti altre persone che erano riuscite a scappare e quindi a sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine? Ma loro, no, Pasquale, Angelo Benestare, ma non ero neanche impreparato. Dice, come avete fatto a non accorgervi che ero dietro di voi? Ma siccome quando si gira con la macchina per parcheggiare, che io la mettevo sempre vicino al portone, c'è praticamente un muretto, un parapetto che tu non vedi le macchine che salgono, no? Non si vedono le macchine che salgono, invece loro l'hanno visto dalle telecamere, no? Ho capito. Lei quindi non è in grado di dirci, diciamo, a quale forza di polizia appartenessero, diciamo, gli operatori che sono intervenuti quel giorno a casa Tegano? Lei ha detto forze di polizia, guardia di finanza, non lo sa dire? Dottore, non ricordo, però non è la prima volta che salivano, insomma, polizia, carabinieri. Ma lei conosceva qualcuno? Conosceva qualcuno di quelli che intervennero quel giorno? No, perché c'era gente grande pure. Non erano in divisa? No, tutti in borghese erano. C'erano delle valigette, Senta, visto che era in corso un summit di 'Ndrangheta, sostanzialmente, come dice lei, qualcuno di voi è stato arrestato? Sì. No. Lei è stato chiamato a rispondere mai in sede giudiziaria di quell'incontro lì a Casa Tegano? No, completamente no. No. I Tegano le hanno per caso detto se erano riusciti o meno a sistemare la cosa e a evitare che nessuno venisse denunciato? No. Quindi di questo con i Tegano non parlò? No, sono stato un po' solo tanto rimproverato per quel discorso, perché non ce ne siamo accorti che loro erano dietro. E fortunatamente, insomma... Perché lei nel verbale che le ho richiamato prima, quindi 18 maggio 2019, conferma il fatto che Pasquale Tegano vi ha molto rimproverato, perché sostanzialmente le avevate fatte entrare voi, no? Sì. Ma aggiunge in questo verbale questo ulteriore passaggio. Lei dice: ricordo che Pasquale Tegano disse che comunque c'era andata bene, dimostrando soddisfazione per gli esiti favorevoli del controllo. Confermo, dottore. Questi esiti favorevoli di un controllo, voglio dire, che riguarda una riunione di 'Ndrangheta, come ce li spieghiamo? Perché, vabbè, io, siccome non si sono portati a nessuno, no? Che di solito può capitare, no? Per controllo li portano in caserma, cosa è successo in quel modo, non ci ho fatto, cioè, sapevo il discorso che sono scappati, insomma, e qualcuno è scappato, insomma, c'era. Ma io non ho domandato, insomma, ho soltanto preso questo rimprovero anche da Angelo Benestare, i due non ve ne siete accorti, insomma, di tutte queste cose, insomma, non di molto peso, va. No, di molto, quindi all'epoca vi era andata bene, ma Tegano Tegano non ha esplicitato nient'altro per spiegarle perché, diciamo, il controllo era andato bene. No, ma io ho capito che sicuramente il fatto che sono scappati, cioè, che quelli che ci sono stati sono scappati, cioè, non ho pensato ad altro. Quindi che cosa intendeva? Che erano stati controllati solo i Regini e quindi il controllo era andato bene per questo e non erano stati identificati gli altri? Questo lei intende?
Bravo, sì, per gli altri che sono scappati. Infatti, io mi ricordo che quando ho suonato, loro ci hanno messo un po' di tempo. Mm. Sentami, appunto, mi faccia capire un particolare. Per iniziare a capire il portone. Quindi sì, questo glielo racconta Pasquale Tegano, che altri diciamo presenti alla riunione erano scappati. Le disse mai chi fossero? Sì. No, no, non domandai mai, no. 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 Ma è capitato qualche volta, è capitato spesso qualche latitante, insomma, tipo Giovanni, Pasquale, prima volta dietro che c'avevamo la comodità della campagna di dietro, no? Che tu potevi uscire, c'era la casa di Firriolo, no? Di Emilio, prima volta si scendeva lì con la macchina e poi dalla parte di dietro. In quell'occasione non le disse chi erano i soggetti che si erano allontanati? No. E lei mi conferma che a quella riunione era presente Salvatore Anacondia? Sì, mi ricordo che sì, c'era Salvatore Anacondia. Senta, gli appartenenti alle forze dell'ordine arrivarono proprio a contatto con i soggetti che partecipavano alla riunione, quindi entrarono dentro la stanza? Sì, sono entrati, come no, sono entrati, io sono stato all'entrata, no, loro sono entrati subito nella stanza, tutti sono usciti fuori, insomma. Io sono entrato praticamente all'entrata, no, dove c'è il corridoio e c'era la stanzetta, perché lì c'era una stanzetta che praticamente c'erano dei divani e c'erano delle telecamere. Oh, riusciamo a collocare nel tempo questa riunione rispetto alla morte di Mico Tegano? Perché lei di Mico Tegano non ha parlato, ha detto che era presente Pasquale Tegano. Sì, mi sembra che è stato nel 91, è stato verso il 91. Sì, 91, ma Mico Tegano era morto o era ancora vivo? Era morto Mimmo Tegano, che mi pare che muoia nel luglio del 91, mi corregga se sbaglio. Sì, nel 91, cioè. Sì. Beh, la data perfetta, non la ricordo. Senta, che lei è a conoscenza, ci sono stati altri incontri di questi soggetti a casa Tegano? Sì, sempre. A Salvatore Anacondia veniva spesso, no? Spesso. Qualche siciliano pure. E lei ricorda altri incontri a cui è presente Salvatore Anacondia, interrotti dalle forze dell'ordine? Non ricordo, dottore. Qualche volta è capitato che io ero nel caminetto, però non ricordo se c'era lui. Comunque lui c'era spesso. Senta, voglio mi dica ancora una cosa. Qualcuno le disse mai di incontri svolti a casa dell'avvocato Giorgio De Stefano? Non ricordo, dottore, non ricordo. Qualche volta mi sembra, non ricordo se qualche volta ho accompagnato a Pasquale Tegano, mi sembra, non me lo ricordo. Lei ha accompagnato Pasquale Tegano a casa di Giorgio De Stefano? Sì, Giorgio De Stefano, dietro la stazione, c'è un appartamento lì dietro la stazione centrale lì a Reggio, Piazza Garibaldi. Dalla parte di dietro, mi sembra, non mi ricordo che ho accompagnato, comunque un personaggio, no? Che io non sono salito, non sono salito solo. Lei è in grado di dirmi qualcosa di più sul Giorgio De Stefano di cui sta parlando? Giorgio De Stefano, lui ci ha convenzionato a livello economico della guerra di mafia, a livello economico, dei soldi, i soldi, armi, noi da noi. Di quale Giorgio De Stefano stiamo parlando, Moio? L'avvocato Giorgio De Stefano, il cugino di Paolo De Stefano. Lei ha mai visto l'avvocato Giorgio De Stefano partecipare a incontri di 'ndrangheta a casa Tegano? Dottore, lui a casa Tegano l'ho visto parecchie volte, insomma c'è stato, no? Però capitava pure la prima volta quando c'erano queste riunioni che io andavo a fare altro, no? Mi mandavano a gestire altre situazioni, la prima volta non eri lì presente, no? Cioè la maggior parte la facevano fra loro, no? Altri insomma stavano sempre fuori, quindi si andava a fare una cosa, a fare altro, insomma, no? E si ricorda chi era presente a questi incontri a cui partecipava Giorgio De Stefano lì a casa Tegano? La maggior parte di volte c'era Carmelo Barbaro, c'era Pasquale Tegano,
quando c'era la buona di Mimmo Tecano, poi altro. C'era qualche cosa ogni volta, qualcuno c'era. Quindi lei ricorda questi nomi come soggetti che partecipavano agli incontri a cui era presente l'avvocato De Stefano? Sì, sì. Senta, Moio, a me interessa anche un particolare, o meglio approfondire un particolare che lei ha introdotto, perché a un certo punto stamattina lei dice che i Tecano avevano rapporti anche con i siciliani e che c'erano dei siciliani che andavano a casa Tecano. Sì. Sì, mi dice qualcosa di più? Io ho conosciuto quello. Allora, sì, di più no, c'era un'amicizia particolare, prima volta arrivavano cassate, cannone, le siciliane, queste qui facevano sempre regalini, cose, lui poi... C'era, io non ho capito niente, insomma, Moio, lei sì. In questo momento non ho capito nulla, quindi le ho chiesto di questi rapporti con i siciliani, quindi se lei mi racconta quello che sa, se ha conosciuto qualcuno... Allora, io, loro erano i Tecano, Pasquale Tecano e Mimmo Tecano, c'era una stretta amicizia con Nitto Santapaolo. Sì. Di Catania, no? Sì, sì. E c'era una famiglia molto, forse vanno anche stretti di parentela, non mi ricordo come si chiamavano, attualmente non lo dico, ma avevo parlato di questo qui, non mi ricordo attualmente come si chiamavano. Vabbè, in questo momento non si ricorda poi il nome. L'altro, quindi c'era una famiglia molto legata a Santa Paola. Il cognome. Sì. E allora, appartenenti a questa famiglia, lei li ha mai visti a Reggio Calabria? Ha mai svolto qualche attività con loro? Una volta, no, attività no, però una volta sono venuti a trovarli, sono saliti lì nel palazzo. Non mi ricordo come si chiamano i cognomi, però. Ora ci arriviamo, ci arriviamo. Quindi queste persone hanno soggiornato qui a Reggio Calabria, sono state a casa Tecano a fare che cosa? A trovare a Pasquale Tecano, trovare a Pasquale Tecano, a Mimmo Tecano, venivano insomma. Quindi se lei parla di Mimmo Tecano, a trovare Mimmo Tecano vuol dire che Mimmo Tecano era ancora vivo? Sì, ma io mi ricordo che l'amicizia già era già a priori, già c'era l'amicizia, perché insomma, mandavano sempre a Vincenzo Panuccio, un nostro affiliato a Catania, a trovare, non ricordo attualmente come si chiama, dico il cognome, ma non è una serie. Quante persone erano? Di quante persone stiamo parlando che venivano a trovare Tecano lì ad Archi? Questi di Catania, i catanesi? Sì. Allora, Catania ogni volta veniva uno e due, se portavano sempre due giovanotti, insomma, sempre tre venivano. Anche un altro che è venuto, non mi ricordo come si chiama, Concetto Maugeri, di Siracusa. Maugeri. Veniva sempre, Maugeri, sì. Quindi questo era il siciliano. Ha dormito, è stato anche un... Come? È stato un paio di giorni lì da noi. A Reggio, e dove soggiornava? Sempre lì all'hotel Miramare. Sempre al Miramare, quindi tutti quelli che incontravano i Tecano stavano al Miramare? Sì. Sì. Dico, come mai lei è entrato in contatto con questo Maugeri, con questo siciliano? E perché mi mandavano i Tecano a prenderli durante il giorno, no? Quindi lei svolgeva le funzioni di accompagnatore? Accompagnatore, sì. Quindi lo andava a prendere in albergo, lo portava lì a casa di Tecano, questo le intende? Sì, solo all'Uvero, i due giovanotti rimanevano lì in via Maria. Ho capito, quindi lei prelevava solo questo Maugeri? Sì. Lei è in grado di dirmi questo Maugeri? Io, Alberto Rito, qualche volta anche Alberto Rito. Qualche volta anche Alberto Rito. Senta, è in grado di descrivermi questa persona, di dirmi quanti anni aveva all'epoca? All'epoca c'aveva un 50 anni, 50, l'età mia, insomma, 55 anni all'epoca, ma anche meno, sì, una cinquantina d'anni.
Quanto tempo duravano questi incontri a Casa Tegano con il Maugeri? Ma Maugeri di solito quando saliva poi stava tutta la giornata lì. Ah, stava in e poi pranzava. Pranzava lì, pranzava quindi, anche lì. Quindi stava per molte ore. Senta, ma questo Maugeri, sì, mi pare di aver capito, anche se lei diciamo non lo ha detto ancora con chiarezza, che fosse un uomo appartenente alla mafia siciliana. Sì, era tutto un personaggio. Era. Che vuol dire un personaggio era nel un suo personaggio. Linguaggio? Che vuol dire un personaggio era, nel suo era, linguaggio? C'era a livello intraghetista, comunque era un boss, qualcosa era di grosso, perché i miei zii lo rispettavano moltissimo. Quindi cioè, non era personaggio, niente. Quando lei utilizza il termine personaggio, noi lo dobbiamo interpretare come soggetto di grande preso criminale. Sì, sì, stavo parlando sì a livello intraghetista, insomma, era un grosso, uno grosso, ma non era... Ma non ho capito, il Maugeri era un uomo di 'Ndrangheta che operava in Sicilia o era diciamo un uomo della mafia siciliana che veniva in Calabria? No, della mafia siciliana, della mafia siciliana. Quindi lei lo inquadra così perché mi pare che lo abbia collegato ai Santa Paola. È corretto? Non ho capito. Mi pare che lei lo abbia collegato a Nitto Santa Paola, ho capito male? Sì, certo. C'era un'amicizia anche con i Santa Paola. Perché i Tegano avevano questo rapporto così stretto con Santa Paola? Ma non ricordo, perché io ricordo verso l'88, 89, 90 andava spessissimo e Panuccio ci andava lì a Catania a trovare, non, motivo, non me lo ricordo, andavano a lui, no? Perché lui sapeva insomma dove. Chi dei Tegano le aveva raccontato di questi loro rapporti così stretti con Santa Paola? Ah, sempre, Giovanni Tegano, Pasquale Tegano, sempre, anche i miei cugini, insomma, sapevamo che c'era l'amicizia. Senta, in relazione a questo Maugeri, nel verbale del 18 maggio 2019 dice che lo avete ospitato per 3-4 giorni all'Oasi, non al Miramare. No, allora, scusi dottore, lui all'Oasi andava durante il giorno con i due giovanotti che veniva sempre a pranzo, sì, quando non saliva lì sopra, sì, specifico, perché lì non si, all'Oasi non è che ci si dorme, lui andava durante il giorno, durante il giorno stavano lì, pranzavano lì, tutto pagato, cioè risponde più. Per i Tegano, mandati da Tegano. Quando lei parla dell'Oasi, quando lei parla dell'Oasi e dice che questo soggetto stava tutto il giorno all'Oasi, se non sbaglio l'Oasi era uno stabilimento balneare. Balneare, sì, giusto. Loro stavano durante il giorno lì, no? Quindi stiamo parlando di un periodo estivo. Sì, periodo estivo, sì. Sì. L'unica volta che non ho capito, ha fatto... l'unica volta che venne questo Maugeri a Reggio Calabria fu in quel periodo estivo o ci furono anche altri incontri? No, ci furono anche altri incontri, altre volte per lui. Altre volte, in estate o no? Sì, mi sembra una volta in inverno, mi sembra, primavera, e poi una volta in estate. E in estate. Senti, in questo incontro che è avvenuto in inverno, era presente anche Mico Tegano? No, Mimmo Tegano era morto, non c'era. No. Ah, no, non c'era, mi sembra che non c'era Mimmo Tegano, non ricordo, dottore. Però Pasquale Tegano c'era, mi sembra Pasquale Tegano c'era. Il 18 maggio del 2019, lei rispondendo a questa domanda dice una cosa diversa. Dice, sono certo che il primo incontro con il Maugeri si è svolto in periodo non estivo, tanto che ricordo il pranzo a casa dei Tegano. Mico Tegano era vivo e presente. E allora sì, confermo, però aspetta un attimo, io sto guardando un pochettino, perché l'ultima volta che è venuto Maugeri è venuto dopo la morte di Mimmo Tegano, prima è venuto prima. Una volta, scusi, ma le date io prima volta... Vabbè, capisco che è passato qualche giorno dall'epoca.
Quindi prima è venuto. Quindi con Mico Tegano vivo in inverno, e poi lei ricorda che è venuto dopo la morte? Sì, dopo la morte è venuto. Ma è venuto... E c'era Pasquale fuori, no? È venuto proprio per i funerali? No, no, il funerale non è venuto, no. No, è venuto quindi dopo la morte di Mico Tegano, e si ricorda in quell'occasione quanto sì. tempo si è fermato a Reggio Calabria? E mi sembra sempre al 3-4 giorni, sempre così facevo, anche le altre volte. 3-4 giorni. Senta, quando le hanno parlato di questo Maugeri, che lei definisce uomo di grande peso criminale, che cosa le hanno detto in particolare, se le hanno detto qualcosa? Ah, che era un boss, mi hanno detto all'epoca, no? Mi hanno detto che... Cioè lo hanno proprio definito un boss? Sì. E boss nel vostro gergo che cosa vuol dire? È la potenza che comandano, che fanno, ci hanno agganci, amicizie come i Tegano, no? Quindi un uomo importante davvero. Si ricorda, sì. si ricorda questo siciliano da quale territorio provenisse? Cioè la sua provenienza qual era? Ma mi sembra Siracusa, Ragusa, una cosa del genere. Siracusa, Ragusa. Ho capito. Senta, sui rapporti con Santa Paola, lei ha conoscenza di soggetti inviati da Reggio Calabria a Catania, dai Santa Paola e viceversa? No, da Catania a Reggio Calabria. Da Catania a Reggio Calabria e da Reggio Calabria a Catania? Reggio Calabria no, non ricordo, no. Comunque non ricordo attualmente il cognome, come si chiamava questi che mandavano ogni volta, mandava la famiglia Santa Paola. Mi scusi, lei ha detto che si chiamava Maugeri, c'è qualche altro soggetto che mandavano in Santa Paola? Sì, sì, Maugeri, sì, c'era la famiglia a fianco a lui, forse hanno un filo da parentela, ma questo mi sembra in delle dichiarazioni che io ho detto il cognome, attualmente non mi, è un cognome catanese, no? Che sono vicini a Santa Paola. È un cognome? No, un cognome catanese. Catanese. Molto, sì, molto sentito, no? Anche in televisione, insomma, è una famiglia potente, insomma, insieme a Santa Paola. Non mi ricordo attualmente, ma forse in qualche dichiarazione l'avevo detto il cognome. Senta, la famiglia Santa Paola, questo lo ricavo, diciamo, dalle numerose sentenze anche passate in giudicato, è definita famiglia Santa Paola Ercolano. No. Il cognome Ercolano. Questo Ercolano. No, non era Ercolano. No, quindi stiamo parlando di altri cognomi. Senta, ancora una cosa, Enzo Panuccio lei lo ha conosciuto? Annetto Santa Paola. Enzo Panuccio, ah, non lo so, Enzo Panuccio, lei lo ha conosciuto? Sì, Enzo. Come? Se conosceva Santa Paola. Le sto chiedendo se lei ha conosciuto Enzo Panuccio. Enzo Panuccio è un nostro affaliato, come lo conosco Enzo Panuccio. Ed Enzo Panuccio veniva inviato a Catania dai Santa Paola? Sì, da Tegano ai Santa Paola, sì. Santa Paola. A fare cosa? Ma non lo so, all'epoca non ricordo che cosa che gli interessava, insomma, imbasciate cosa, non lo so. E in che periodo avveniva questo? Ma durante la guerra di mafia. C'è stata sempre un'amicizia. Senta Moio, lei ha frequentato Milano, visto che ci parlava di Anacondia, di Paviglianiti? Come no, certo. E a Milano ha conosciuto dei siciliani? No, a Milano no, non ho conosciuto siciliani, no, almeno. No, non ne ha conosciuti. Ha sentito parlare di siciliani che operavano con questi soggetti di cui abbiamo appena parlato, lì in Lombardia? Non ricordo, dottore.
Perché lei in questo verbale lei in questo verbale dice di aver sentito parlare di Jimmy Miano e dei Laudani. Ah, questi sì, ma non ricordo se questi erano siciliani. Come no? Certo. Di questi ha sentito parlare. Sono stato anche all'autoparco a Milano, Senti, sono stato anche all'autoparco a Milano. E di Natale di Raimondo lei ha sentito mai parlare? No, non ricordo, no. Perché lei il 18 maggio dice il nome di Natale di Raimondo non mi è nuovo, ma non so dirle nulla di specifico. Ma era gente prima volta che presentavi all'attimo, dottore, poi passatempo, non ne ricordo uno. Senta, con che frequenza avvenivano questi contatti Tegano-Santa Paola? Ma c'è stato un periodo spesso, cioè era nata una grossa amicizia, c'era una grossa amicizia, c'era un grosso rispetto con i Quindi c'è stato, un periodo che si vedevano spesso, questo le intende? Sì, ci andava spesso. Sì. Insomma, Nucci qualche volta si è portato, mi sembra, qualche due volte anche Alberto Rito si è portato come compagnia. Ma questo Maugeri, dopo diciamo il viaggio fatto nell'estate del 91, è più tornato a Reggio Calabria? No, io non ricordo. Non... Cioè lei non, lei non lo ha più incontrato? No, no. No, è sicuro di questo? Sì. È sicuro di non averlo visto più? Fino al 91 l'ho visto io. Fino al 90, 91, insomma questo periodo, 91. Ah, quella famiglia, dottore, mi sono ricordato, Laudani si chiama la famiglia. Laudani. Glielo ho detto io, Jimmy Miano le ho indicato e i Laudani. O Laudani. Laudani, non avevo sentito più. Laudani, sì. Senta, ancora una cosa e abbiamo finito. Lei con il Maugeri ha mai parlato di qualcosa, visto che lo spostava dall'albergo a casa Tegano? No, no, non ho parlato mai. Lui c'aveva i due ragazzi, due guardaspalle, due giovanotti, insomma. Sì, sì. Cioè non avete mai scambiato neanche una parola? Sì, parlavamo, che bella città, insomma, le zie, le cose, va, che c'è un certo rispetto, che rispetta moltissimo i miei parenti, insomma, tutte queste cose qui, va, insomma, facevo più domande, insomma, era molto indiscreto io pure, altrettanto, insomma, io. Lui teneva, ci teneva molto a questi due ragazzi che portava sempre, li voleva sempre tenere nascosti, infatti, lì sopra mi sembra che non li ha fatti salire mai. Non li ha fatti salire mai. No, li faceva stare Mentre tornando a quel summit interrotto dalle forze dell'ordine, lei ha avuto mai modo di chiedere poi, diciamo, informazioni ad altri soggetti oltre ai Tegano, di chi fossero i soggetti presenti quel giorno che erano scappati? Ad esempio con Salvatore Annacondia ne ha parlato, con Peppe Tegano ne ha parlato, con Franco De Marzo ne ha parlato, con Angelo Benestare ne ha parlato. Ha chiesto, dice, scusatemi, ci è andata bene e siamo d'accordo, ma chi c'era che è andato via? Dottore, no, io non ricordo che ho fatto, che ho domandato, però mi hanno fatto, mi hanno detto insomma che è andata bene perché sono scappati, insomma. Sono scappati. E c'è stata questa fortuna che sono scappati. Lei non partecipava direttamente a questi summit? Ma no, quel giorno, quella mattina, non ricordo dov'ero. No, la maggior parte no. No. Cioè non l'avevano convocata quel giorno? A me interessa capire se quel giorno l'avevano chiamata per dirle guarda che c'è una riunione, vieni qui perché devi partecipare. E non ricordo se ho portato qualcuno sopra, perché di solito andavo a prendere Carmelo Barbaro, a qualcuno, insomma a Scamizza, qualcuno che io prendevo di solito, no? Qualche personaggio. A me interessa sopra, però la riunione specifica, lei ha detto prima di essere arrivato insieme a Bruno Licolazzo,
Rivolazzo, sì, esatto. Ma che la riunione era già in corso quando lei è arrivato. Sì, sì. Sì. Quindi la mia domanda è precisa ed è questa. L'avevano convocata per partecipare a quella riunione o lei è arrivato a casa Tegano per altri motivi? Io sono arrivato a casa per altri motivi, forse sicuramente dovevo accompagnare qualcuno. Ma l'avevano chiamata loro, mo io non ho capito, cioè le due cose non sono conciliabili. Cioè qualcuno l'aveva contattata per dire vieni a casa Tegano o lei si era presentato lì come faceva tutti i giorni? No, la maggior parte la sera mi dicevano sempre quello che dovevo fare, no? Se dovevo andare a prendere qualcuno, portare qualche ambasciata e poi durante, appena finivo, rientravo, no? Oh. È capitato che sono rientrato, no? E quindi quel giorno lei era andato per questo motivo? Sì. Sì. E questo Bruno Nicolazzo perché l'accompagnava? No, stavo con me Bruno, camminavamo insieme, insomma, una volta veniva con me, no? Eravamo sempre insieme, no? Siete tornati a commentare il rapporto che c'era stato quel giorno con le forze dell'ordine e quindi il fatto che la segnalazione non fosse stata fatta? No, mi ricordo questo particolare, insomma, che è andata bene, insomma, la cosa è andata bene. Non abbiamo commentato perché non si sono portati nessuno, infatti a me sono rimasto un pochettino così, perché neppure il documento si era preso, né mio né quello di Nicolazzo. Di Nicolazzo. Nicolazzo appena gli ha detto in quel modo. Ma i Tegano avevano rapporti con le forze dell'ordine? Non lo so, con questi non lo so, perché sono entrati dentro. Non insomma, con questi, Moio, la domanda non è con questi. Ho chiesto se i Tegano avevano rapporti con le forze dell'ordine, non con quelle forze dell'ordine che sono intervenute quel giorno. In generale la mia domanda è. Ah, come no? C'avevamo amici, dicevano, c'erano poliziotti, c'erano che conoscevano i Tegano, qualche favoretto pure hanno fatto, insomma. Quindi avevano rapporti con le forze dell'ordine. E favori sì. Di che genere, mi scusi? Ma una volta in un omicidio a Giorgio Benestare gli hanno cambiato i vestiti, in un omicidio gli hanno dato i vestiti praticamente per prendere quelli del guanto di paraffina, no? Gli hanno sostituito i vestiti, insomma, questi favori c'erano. E che non erano cose da poco, mi pare. Certo che non era cosa da poco. E come mai avevano questo rapporto così particolare? Dottore, a volte ci sono due poliziotti che abitano vicino a casa mia, lì a Rione Archi, gli dobbiamo fare un favore, io devo fare assumere il cognato in una ditta, praticamente, o mi sembra la mia, e poi invece è entrato, mi sembra, alla Leonia con la Multiservizi, che hanno fatto entrare. Quindi c'erano scambi di favori, le dice? Scambi di favori, certo, dottore. Chi dei Tegano teneva i rapporti con le forze dell'ordine? Ma Pasquale di più, Pasquale Tegano. Pasquale Tegano. Ma anche tramite i Frascati, Nino Frascati. Quindi anche i Frascati facevano da intermediari? Sì, hanno pure un poliziotto, insomma, anche apparente pure un poliziotto, cose che gli davano delle dritte, delle cose, insomma. Come quando, dottore, c'è stato l'arresto il mancato arresto di Giovanni Tegano, no? Da siciliano. E loro lo sapevano che andavano quel giorno. Già sapevano loro che lui che c'era il blitz. Cioè, avevano informazioni anche quando c'era la ricerca della titanica? E l'ha detto siciliano, Paolo Siciliano. Chi è Paolo Siciliano? Ma che... E Paolo Siciliano è morto, è deceduto, è il cognato di cosa, no? Talmente non mi viene, come si chiama? Comunque ha fatto la latitanza Giovanni Tegano fino al 2010. Quindi lei sta dicendo che c'era un'abitazione qui a Reggio Calabria dove Giovanni Tegano era latitante? Giusto? Sono a casa. A casa. A casa di Siciliano, sì. Di Siciliano. E che era stato informato Giovanni Tegano
dell'intervento delle forze di polizia e si era allontanato? Sì. Sì. Ed era stato informato da chi? E da chi? I Frascati c'erano i suoi. I Frascati a Cannao c'erano i suoi. I libri c'erano i suoi. Poliziotti, noi c'erano qualcuno, ce n'erano, no? Che ci tenevano informati di certe cose. E voi in cambio che cosa facevate di queste informazioni? Bah, favori, dottore, favori di ogni genere, no? Che sono favori. Tipo? Se lei ha fatto qualche favore, qualcosa la ricorderà. Come? Se lei qualche favore lo ha fatto, qualcosa ricorderà. Sì, ho fatto come pure io favori. Ho fatto i favori, no? Aria condizionata, cose, insomma, va. Sull'edilizia, qualche soldo pure. Quindi questo è il rapporto che avevate con le forze dell'ordine? Sì. C'erano quindi degli appartenenti infedeli alle forze dell'ordine che vi davano informazioni? Sì. Sì. Ma e sì, pure quando facevano qualche vizio, io parecchie volte mi coricavo fuori casa, no? C'era qualche associazione, qualche cosa, insomma, non solo io, anche gli altri, no? Perché? Arrivava subito l'imbasciato da Reggio. O dai Frascati arrivava l'imbasciato, dai libri, da qualcuno del gruppo che c'era. E lei è sicuro, è sicuro che quel giorno, quando interruppero quel summit, nessuno di voi venne controllato? Come no? Io mi ricordo perfettamente, io sono rimasto pure, non si sono presi il nome nativo, mi sono anche Nicolazzo, no? Niente. Ero contento che non si sono scritti il nome, niente, completamente. E che sono entrati a fare dentro casa di Tegano a quel punto? Che sono fatto? Un controllo, no? Controllo, così. Cioè, una valigetta, borsa, valigetta, cose, no? Hanno fatto perquisizioni? Ma no. Almeno non hanno salito un palazzo sopra, sotto, perché di solito quando venivano qualche perquisizione carabinieri così salivano sopra e scendevano, avevano tutti gli appartamenti. Quanto una volta c'è stata, gli hanno trovato un posto sotto la cucina a Giovanni Tegano, gli hanno preso, c'era loro conservato un posto dove si può nascondere, no? Va bene, Moio, grazie. Prego. Parte civile, nessuna domanda? Sì, Presidente, qualche domanda. Buongiorno, signor Moio. Buongiorno. Buongiorno, sono l'avvocato Aloisio. Senta, ci può specificare meglio il periodo in cui ha curato la latitanza di Domenico Tegano? Non mi ricordo se era nel 87-88, mi ricordo perché è stato in parecchi posti in Tegano. Dico, fino a quando è durata la latitanza di Tegano, di Domenico Tegano? Si ricorda l'arco temporale quantomeno? Lui la maggior parte ha finito a casa, insomma, non ha fatto, è stato poco in carcere, ha fatto più la latitanza che carcere, si può dire. Cioè, quando è morto era latitante, mi faccia capire. No, quando è morto a casa di un Iclus, è morto all'epoca, c'ero io a casa da quel giorno. Sì, dico, ma era latitante in quel periodo? No, era libero, no. Ah, era libero? No, era libero, no. Sì, era libero. Senta, quindi il vertice, lei ha detto prima, quantomeno fino al 91 era rappresentato da Condello e da Domenico Tegano, è corretto? Non ho capito. Amico Libri. Dico, il vertice fino al 91, da chi era rappresentato in seno all'Andrangheta o comunque in quella componente dei Tegano?
Ah, c'era la scuola Decano, Giovanni Decano che era latitante, e poi c'era Mimmo Decano, no? Dico, il vertice quindi erano questi tre o Domenico Decano? Ma l'ho detto, era Mimmo Decano, però sempre a supporto di Giovanni, no? Perché è più anziano e più grande, no? E Condello, il patriarca si può dire, no? Mi scusi, Condello rientrava in questo vertice? Sì, Pasquale Condello pure. Quindi mi faccio capire, diciamo, le decisioni più importanti in quel momento da chi venivano prese? In quel momento storico? Durante la morte o prima della morte di Giovanni, di Mimmo Decano? Prima e dopo. Prima c'era Pasquale e Mimmo, no? Di solito chiedevo sempre un parere, non mi incontravo io, si incontravo qualche altro mio cugino, qualche ambasciata a Giovanni Decano, no? Dopo la morte di Mimmo Decano è iniziato Pasquale, insomma, insieme sempre a Giovanni Decano. Dico da solo? O vi erano anche altri? Come? Dico da solo, o vi erano anche altri in quel momento al vertice? Ma c'era Orazio De Stefano che stava in carcere, no? Che è l'ultimo De Stefano, che è mio cugino, si può dire, perché ha sposato la nipote, sempre una mia, sì, la nipote dico, ma Decano, vi faccio capire una cosa, in quel periodo, quindi dopo la morte di Domenico Decano, chi partecipava alle riunioni o comunque chi prendeva le decisioni più importanti? Pasquale Decano. Pasquale Decano sempre con supporto, mandando in ambasciata a Giovanni Decano. Ho capito. Senta, un'altra cosa. Prima ha parlato di Maugeri, concetto sì. Maugeri legato ai Santa Paola. Non ho capito bene una cosa. Lui è stato a Reggio quante volte? Cioè, si ricorda questo particolare? E in che periodo? Perché prima ha parlato di un periodo estivo, poi ha parlato di un periodo invernale. Può specificare meglio questa circostanza? Ha parlato di entrambi. Due volte sta. Sì. Due volte è stato lì a Reggio. Due volte. Una volta nel periodo quindi, estivo, perché l'ho dico, portato, come mai ricorda, ricordo questo particolare. Sì, ho capito. Come mai ricorda di questa presenza a Reggio di Maugeri nel periodo estivo? Perché li portavo io, li accompagnavo io ai ragazzi, la prima volta li ho fatti, sono andato io a presentarli. Dico, come mai ricorda che era estate? Come mai ricorda che era estate? Da quale particolare? E perché l'ho portato a mangiare, no? Loro mangiavano, stavano lì, i ragazzi stavano lì, no? A Maugeri lo portavo dai miei parenti lì nel palazzo e allora li lasciavo lì. E quando sono andato a parlare per il fatto del mangiare, di stare lì, di annottare lì, di stare durante il giorno, no? Dove? Non ho capito. Pranzo e cena. Dove stavano? Pranzo e cena? Stavano lì all'oasi, loro l'ha pranzavano detto, lì all'oasi. L'ha detto, e da questo abbiamo dedotto che doveva essere un periodo estivo, perfetto. Perché si tratta di uno stabilimento balneare. Perfetto, quindi. Senta, lei sa se l'oasi è aperta anche nel periodo invernale come ristorazione? Ma c'è stato un periodo ultimamente, no? Io sto parlando degli anni perché... In quegli anni era aperta durante il periodo invernale? Mi scusi, in quegli anni era aperta durante il periodo invernale l'OSI? Come ristorazione chiaramente, no? Come stabilimento balneare, no? Intendo. No, non c'era soltanto le discoteche, mi ricordo, il periodo invernale, no? La ristorazione mi sembra che non c'era. L'hanno fatto ultimamente da quante che sono presi Scaramozzino, ma quando c'era Cuoso mi sembra che non c'era, perché io sono andato, c'era Portato, un responsabile. Va bene, non ho altre domande. Avvocato Strangi. Buongiorno, sono l'avvocato Strangi. Senta, lei durante l'esame ha fatto riferimento a Franco Pino Cosenza. Sì. Sa se vi era una conoscenza diretta tra Franco Pino e il Decano? Si conoscevano personalmente? Sì, certo, sì. Franco Pino è stato mai a casa certo. Decano? No, non l'ho visto mai, no. Nessun'altra domanda. Pubblico Ministero? Sì, Moio, solo una precisazione.
Lei ha detto di aver avuto un ruolo diretto nella fase conclusiva della guerra di mafia, no? Sì. Può essere più preciso sul momento esatto in cui la guerra di mafia finì con quegli incontri che lei ci ha accennato prima? Dopo la morte di Mimmo De Cano c'è stato, dopo un mesetto così, un incontro alla zona di Sant'Antonio lì ad Archi, di cui c'era Giovanni De Cano, latitante, Pasquale De Cano, Giordano, Franco Giordano, Giovanni Pellegano, mio cognato Antonio Polemeni, Paolo Schimizzi, Ferriola Emilio, Angelo Benestare e Franco Benestare, comunque tutta la famiglia completa, armati, tutti eravamo armati, no? Di cui da loro c'erano, che ho visto io, c'era, che non l'ho visto, erano un pochettino lontanino, Bruno De Cano, praticamente il cognato di Mimmo Condello, sì. Pasquale Condello e altre persone di cui si sono allontanati, insomma. Quindi, hanno fatto, quindi lei è testimone oculare dell'incontro di pacificazione, chiamiamolo così. Sì. Sì. Che avviene dopo la morte di Mimmo De Cano. Sì. Sì. Mentre l'incontro di Sinopoli? L'incontro di Sinopoli sapevo che c'era. No, sì, mi interessa, insomma, c'era sta. Mi interessa quando è avvenuto l'incontro di Sinopoli, prima o dopo questo di Sant'Antonio? È stato dopo. O è stato prima a Sinopoli e poi si sono incontrati. Prima è stato a Sinopoli. Prima è stato a Sinopoli, ma Mimmo De Cano era morto? Sì, era morto Mimmo De Cano. Quindi l'incontro di Sinopoli, sì, è comunque successivo alla morte di Mimmo De Cano. Sì. Sì, va bene, grazie. Prego. Soltanto alcune domande. Volevo capire se lei, volevo sapere se lei è stato condannato per il reato associativo. Ha riportato sì, condanne, e che tipo di condanne ha riportato? Ce lo può dire? Io sono stato arrestato per esplosivo nel 2004, sono uscito poi ho avuto questa qui, l'ultima per associazione più estorsione. E condanne quindi? Ora c'ho l'appello. Non ho capito. Sì, ho avuto lo scopo. C'ho l'appello ora, il 17 dicembre. C'è un appello, ma per quale processo e per quale condanna? Il processo Gota, questo è l'ultimo. Processo Gota, e a parte il processo Gota non ho avuto altro, quindi armi, cosa ha detto? Sì, per esplosivo, sono stato definitiva, arrestato. Queste definitive? Definitive armi e estorsione d'associazione? Sì. Senta, ha avuto lei l'attenuante di quell'articolo 8? Della legge 203/91 per, sì, i collaboratori di giustizia, ne ha beneficiato nell'ambito di quel processo? No, di questo qui, quello no. Di questo qui nel processo quale? Gota? Questo sì, sì, ho preso l'articolo 8, certo. Le hanno, sì, riconosciuto l'articolo 8? E anche nell'altro? Va bene, sente, lei nell'ambito del processo Godo e nell'ambito di altri processi ha reso dichiarazioni nei confronti di persone, diciamo, che sono state condannate a seguito delle sue dichiarazioni? Sì. Un'ultima cosa, per quanto riguarda i rapporti tra i De Cano e i siciliani, lei può riferire solo su rapporti con i Santa Paola o anche con rapporti con altre famiglie siciliane provenienti da altri territori? O che ricordo, no, c'era Ruggeri e i Cavadruzzo, come li chiamavano in Germania, insomma, di Santa Paola e Ruggeri, e poi ho conosciuto No, a parte come conoscenza diretta, però per quello che lei sappia, se c'erano altri rapporti con altre famiglie siciliane.
No, non ricordo, Presidente. Va bene. Ci sono altre domande? Va bene, grazie. Possiamo chiudere. Prego, grazie. La ringraziamo, possiamo chiudere il collegamento col sito riservato. Io buongiorno, dottore Lombardo. Buongiorno, dottore.